I would like, if I may, to take you on a very strange journey. Oggi uno sketch un po' più lungo del solito e di cui sono particolarmente contento, ma non tanto così del risultato finale, quanto perché mi sono divertito a fare un po' di cose che mi piacciono tutte insieme e mi auguro con un bell'effetto scenografico finale che non guasta mai. Allora, principalmente ci andremo a occupare di aberrazioni prospettiche, di alterazioni così della prospettiva, cioè tutti i paroloni, per poi cose in realtà molto semplici. Molto semplici al punto che le vedete ogni giorno quando guardate dallo spioncino della porta. Ecco, un po' quell'effetto lì, no? Una distorsione a qualcosa che normalmente viene visto regolarmente. Cosa vi insegnano a scuola, ad esempio? E fanno bene, che la prospettiva si costruisce regolarmente seguendo le linee rette, più o meno incidenti, punti di fuga e quant'altro. Tutte cose giuste, tutte cose che è fondamentale che se state studiando arte, se state studiando fumetto, impariate più che il pane. Cioè, due cose vi servono: la prospettiva e l'espressività, la narrazione dei personaggi attraverso una buona anatomia. Se vi mancano quelle due cose, siete un po' nei guai, ecco. Ve lo dico col cuore perché ci sono passato e ci sto passando anch'io. Però, una volta che avete imparato a masterizzare, come si direbbe nei giochi di ruolo, ad avere le prospettive, potete iniziare a divertirvi ad alterarle, a trasformarle, e a usarle o piegarle per ciò che vi serve. Voglio dire, anche il paesaggio più bello, se costruito rigidamente attraverso le sue costruzioni prospettiche corrette, ha il grosso difetto di risultare noioso. Lo diciamo proprio chiaro e tondo. Ovvio che ci sono degli angoli e delle prospettive che aiutano molto a drammatizzare un'immagine. Immaginatevi vedere una città dall'alto, un po' nella cosiddetta prospettiva a tre punti, cioè quella che sfugge verso il basso come se fosse tutto tendente a un unico punto in fondo alla strada. Però un'altra cosa che vi può aiutare, oltre appunto a una profonda conoscitura di questi elementi prospettici, di queste costruzioni particolari, è proprio andare a giocare a distorcerle. Quindi, quello che ho fatto io è stato trasformare quasi tutte le linee prospettiche dritte, che tendono indicativamente verso l'angolo in alto a sinistra, immaginatevi, in linee curve, perché volevo dare un effetto molto molto particolare, molto distorto, in realtà molto no, però distorto all'immagine. Un'immagine che mi è venuta così di botto, senza studiare particolarmente il soggetto, che cosa volessi rappresentare, ma che sapevo di volere verosimile, quindi non realistica ma credibile, con un soggetto femminile, perché mi piace l'alternanza tra uno sketch di protagonista maschile e uno sketch di protagonista femminile per dare un po' di varietà ai miei esercizi proprio. Cioè, non è per una questione, diciamo, di moda o parità dei sessi tra i personaggi dei fumetti, no, è semplicemente perché, un consiglio che vi do, se dovete imparare, se dovete fare esercizio, alternate. È l'unico modo che avete per non rischiare di fossilizzarvi su un tipo di personaggio, un tipo di corporatura specifico, ma variate il più possibile, almeno appunto tra un personaggio maschio e un personaggio femmina. In più mi era tornata in mente un po' la grafica di Geoff Darrow, spero lo conosciate, se no recuperatelo, recuperate il suo Hard Boiled, scritto da Frank Miller e disegnato da lui.
cioè di un'atmosfera e soprattutto di una meccanica molto credibile, molto realistica, anche un po' chiusa negli anni 50 quella di Darrow. Nel nostro caso io volevo puntare più al fine anni 70, però con elementi futuristici, ad esempio questi che sto disegnando adesso, queste leve, che anziché avere semplicemente una leva del cambio, mi sono immaginato che questa macchina, questo veicolo, dovesse avere più di una leva. Si suppone per altrettante funzioni, quindi magari, non so, potrebbe essere un'auto volante, o un'auto capace di prestazioni incredibili, o semplicemente un'auto con un motore differente dal nostro, che richiamasse un po' appunto quello stile tipo le Chevrolet degli anni 70, quelle auto che potreste vedere, non so, in Starsky Hatch, per capirci, belle massicce americane, però con qualcosa di particolare, qualcosa un po' di dieselpunk. E qui poi ci sarebbe tutto un capitolo da fare su che figo è il dieselpunk, ma vabbè, come genere grafico o stilistico. Dopodiché sono andato a costruire la figura della mia protagonista, come avete visto, girando più volte il foglio. Non rimanete bloccati in queste cose, significa che se io sto disegnando un personaggio che è a testa in giù, non siete obbligati a disegnarlo a testa in giù. Ruotate il foglio, lo costruite correttamente, controllate appunto come sto facendo io più volte, scusate lo zoom impazzito, e dopodiché quando costruite il resto della scena, allora lavorate, diciamo così, con l'orientamento classico, con quello, diciamo, che sarà il punto di vista del lettore. Però non vi sforzate di disegnare uno a testa in giù, disegnando la testa in giù, perché sennò la volta che ruotate il foglio, lo guardate in controluce, è un Picasso, meraviglioso Picasso, ok. Siccome adesso non ci interessava Picasso, voleva essere un attimo più corretto tecnicamente. Dopodiché viene la parte appunto più, per me almeno, divertente, cioè andare a inserire proprio le cazzatine, le cuciture di un sedile, il portaoggetti, qualcosa che faccia capire la sporcizia che c'è all'interno del cassettino della macchina. E poi, come vedrete tra poco, tutti i quadranti dell'automobile, che anche in questo caso, come dicevamo per le leve, volevo che fossero più del normale, per far capire che non siamo rigorosamente nel nostro mondo, siamo in qualcosa di credibile, simile, ma o ambientato in un futuro imprecisato, oppure in una specie di realtà alternativa tipo Trigun, per capirci, o Tank Girl, gran fumetto. Andiamo a vedere un po', lascio andare un po' le immagini. Ok, poi questo sketch in particolare l'ho, diciamo così, sporcato parecchio, cioè sono andato proprio a mettere parecchie, chiamiamole mezze tinte, cioè tratteggi che fanno una zona di grigio tra il bianco e il nero totale, anche perché volevo un po' una scena più elaborata del solito, come dicevo all'inizio, cioè non necessariamente uno sketch in velocità. Questo sketch ha richiesto parecchi minuti di lavoro e mi sono divertito parecchio per questo, perché sono andato un po' più tranquillo dicendo ok, faccio tutto quello che mi piace fare, ed è quello che consiglio anche a voi. Quando fate gli esercizi, non fermatevi a, che ne so, copiare i manuali di anatomia di Bern Hogarth o di Loomis, ma divertitevi ad attualizzare, a contestualizzare quello che disegnate. Se no, se vi annoiate già nella fase di studio, siete finiti, perché non crescerete mai, perché se no fare un esercizio per voi sarà comunque una tortura. Invece divertitevi, trovate qualcosa che vi stimola e applicatelo secondo gli esercizi che dovete fare. Se dovete fare esercizi sulla corsa, non disegnate l'omino tipo maratoneta che corre, disegnate un inseguimento. Ho disegnato un centometrista veramente che va oltre i record. Così imparate ad esempio le estremizzazioni. Cioè, se dovete disegnare Usain Bolt, non lo disegnate per dire da solo. E se no, che senso ha? Potrebbe essere uno che corre i 100 metri in 50 secondi, per quello che vediamo. Disegnatelo che va a una velocità mostruosa rispetto anche ad altri corridori che sono dietro di lui. Quindi capite che lui è veramente quello più veloce. Ecco, attualizzate, contestualizzate almeno un minimo quello che fate, vedrete che vi annoierete molto meno all'inizio, che poi sono le fasi più problematiche, lo so, perché si vede tutto come un compito, invece dovrebbe essere tutto come un percorso, no? E se tenete duro e se vi ricordate che non finisce nel momento in cui, esempio per chi pratica una scuola di fumetto, vi danno l'attestato, siete a cavallo.
Poi, particolarità che vedrete adesso, ho fatto una cazzata, scusatemi, però come vedete la protagonista in teoria è sdraiata sul sedile, però il sedile in qualche modo sembra allo stesso livello della spalliera, chiamiamola così, o comunque della portiera della macchina. Poco male, cioè in realtà sì, sarebbe male, però sto cercando, come vedrete adesso, di dare più spessore all'immagine, in maniera che il sedile risulti sollevato e quindi sia credibile che lei è appoggiata coi gomiti sul bordo dell'automobile, perché il sedile non è a livello del terreno ma è un po' sollevato da terra, e le dà questo gioco. Per cui non vi disperate se magari avete fatto qualche errore, come ad esempio il suo avambraccio del braccio destro, se notate, che poi andrò infatti a correggere. Tanto c'è sempre tempo di tornare sui vostri passi senza problema. Qui veramente stavo andando a rifinire le cose più minute e andando, come vi avevo accennato in, mi pare nel secondo video, anzi no, nel primo video, a creare delle zone d'ombra che facciano risaltare il più possibile le zone in luce. Quando fate questo esercizio, questa parte, è molto importante ricordarvi una cosa: da dove arriva la luce, ma soprattutto che luce è. Io volevo che fosse una macchina praticamente parcheggiata nel deserto della California, per capirci. E quindi c'è una luce molto forte che colpisce da un lato e crea delle ombre molto evidenti. Non potevo sfumare tutto in un indefinito grigiore come se fosse in una giornata nuvolosa. Volevo proprio che saltasse fuori il bianco rispetto al nero di un'ombra portata. E si vede bene ad esempio sotto il braccio sinistro di lei, oppure sul lato destro della stessa. Qua veramente vado a scurire alcune parti. Come vi dicevo, è un video particolarmente lungo, ma spero vi stia piacendo. Tra l'altro ne approfitto in coda per ringraziare Matteo, un mio amico, che mi ha consigliato un piccolo software molto utile per, come notate, stabilizzare quel bastardo dell'autofocus dell'EyeSight. In realtà per applicare anche molti altri effetti particolari che poi utilizzerò, specialmente in quelle cretinate che sono le introduzioni ai miei video. Ok, bianchetto. Il bianchetto ovviamente arriva sempre verso la fine e come vedete ad esempio mi è servito a correggere il problema all'avambraccio del personaggio, che adesso è molto più regolare. Se vi interessano, seguite sul mio blog matteoversano.blogspot.it la gallery dedicata a paura e delirio al tavolo da disegno, e trovate non solo tutti gli sketch, ma se vi interessa il modo per contattarmi, perché sono in vendita. Voilà, ciao!